Amore, non sai cosa mi è successo oggi. Ero a lezione di yoga, no? Entro, comincio a prepararmi, tutti quanti saremmo stati in 20 circa. E praticamente nel momento di massimo silenzio, una tipa dietro di me, mentre fa gli addominali, molla una scoreggia. Ma amore, ma mi stai ascoltando? Mm-hmm. Sei al bar con un'amica. Il telefono è in modalità silenziosa. Per fortuna. Ma mentre chiacchieri, lo schermo si illumina. Ta-da-dan. Dentro di te comincia una lotta inconsapevole tra il cedere alla curiosità di sapere chi ti ha scritto e il continuare ad ascoltare la tua amica. Decidi di tagliare la testa al toro e trovare una sorta di via di mezzo. Così, mentre giri lo smartphone a pancia in giù per non essere più interrotta, butti un'occhiata velocissima all'aggiornamento che ti è arrivato. E qui succede il patatrac. Il solo dare un'occhiata veloce alla notifica che ti è arrivata innesca la tua ricerca di risposta, rompendo irrimediabilmente l'attenzione verso la persona che hai di fronte, chiunque essa sia. Ora sei sintonizzato su due frequenze diverse, contemporaneamente, e come risultato non riesci ad ascoltarne nessuna come si deve. Ora, ripeti questo scenario per tutte le volte che sei a casa con il tuo partner, ad esempio, o i tuoi figli, che invece di ricevere piena attenzione da parte tua, si sentono rispondere un tap tap tap, tap 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 tap, mentre mugugni qualcosa senza staccare gli occhi dallo schermo. Se non vogliamo ritrovarci sempre più collegati e sempre più soli, la piena attenzione nei confronti delle persone intorno a noi è sempre più un lusso che dobbiamo tornare a permetterci. Ed è anche il regalo più bello e inaspettato ed economico che possiamo fare quest'anno. E quando ti trovi qualcuno di fronte, chiunque esso sia, consideralo la persona più importante per te in quel preciso istante. Tieni lo smartphone a debita distanza e prova a ricordare che cosa significa regalare una conversazione autentica a qualcuno. Una conversazione dove sei lì, non solo con il corpo, ma con la mente e con il cuore. A meno che chi ti trovi di fronte non sia irrimediabilmente logorroico, nel qual caso posso confermarti che lo smartphone è sempre un'ottima scusa. Ok, ma scherzi a parte, torniamo a noi. Prova a notare come ti senti quando sei pienamente con qualcuno. Potresti scoprire un tipo di regalo che fa stare meglio chi lo dà, così come chi lo riceve. Ma prima di andare a fare shopping, ricorda di condividere nei commenti qui sotto al video il tuo impegno scrivendo: quest'anno sarò molto più presente con le persone intorno a me. 3, 2, 1, facciamo piovere i veri regali! Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.